Bene, vediamo oggi la correzione della verifica sulla continuità, funzioni continue, discontinuità e asintoti. Il primo esercizio chiede, data la funzione f di x uguale a x fratto di x alla seconda meno 1, e l'intervallo chiuso, limitato, meno un mezzo, stabilisce se la funzione verifica le ipotesi del teorema della distanza degli zeri nell'intervallo i. Allora, fatemelo copiare. Cosa dice il teorema dell'esistenza degli zeri? Dice che se ho una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato che assume segni diversi agli estremi, allora si annulla in almeno un punto interno all'intervallo. Allora, il primo punto da vedere è f di x è continua in i meno un mezzo? La risposta è sì, perché la funzione f di x uguale a x fratto 2x alla seconda meno 1 ha come dominio l'insieme di tutti i numeri reali a cui tolgo più o meno radice di 2 mezzi. Ora, più radice di 2 mezzi è circa 0,7, è più grande di un mezzo, e quindi meno radice di 2 mezzi è più piccolo di meno un mezzo. Quindi i due punti, più o meno radice di 2 mezzi, non appartengono a i, sono esterni. Quindi la funzione è continua in i. Primo punto c'è. La seconda ipotesi richiede l'intervallo I è chiuso e limitato, vabbè, I è chiuso e limitato, sì. La terza, quali sono i valori della funzione agli estremi? F in meno un mezzo vale x che è meno un mezzo. 2 volte meno un mezzo alla seconda, ancora meno 1, viene meno un mezzo, 2 volte un quarto meno 1, quindi meno un mezzo, 2 volte un quarto fa un mezzo, meno 1 fa meno un mezzo, quindi questa vale più 1. Nell'altro estremo, scusate, in più un mezzo, la funzione varrà meno 1. Perché? Perché è una funzione dispari, come potete osservare. Dove l'ho scritta? Eccola qua. Il numeratore è dispari, il denominatore è pari. Quindi se cambio segno a x, cambia segno anche la y. Comunque calcoliamolo lo stesso. In più un mezzo vale più un mezzo fratto 2 per un quarto meno 1. Quindi ho più un mezzo fratto meno un mezzo, questo vale meno 1. Ok, quindi nei due estremi la funzione ha segni diversi, cioè il prodotto f di meno un mezzo per f di più un mezzo è negativo. E quindi sì, il teorema è applicabile. Cioè esiste un punto C interno all'intervallo aperto, meno un mezzo, perché aperto? Perché non può essere C né un mezzo né meno un mezzo, abbiamo visto che non è zero in quei intervalli, in quei punti. Esiste C, scusate, ho scritto 2 volte appartiene, esiste C interno all'intervallo I dove F in C vale zero. In realtà possiamo anche vedere dov'è, perché questa funzione si annulla in 0. In 0 vale 0 diviso meno 1 che fa 0, quindi l'intervallo meno un mezzo contiene il punto 0 dove la funzione si annulla. Okay, quindi il teorema è applicabile. Domande?
Per poter applicare il teorema bisogna verificare tutte le ipotesi. Intervallo chiuso limitato, funzione continua nell'intervallo e segni diversi negli estremi. D'accordo? Numero 2. Eccolo qui. Copio. Se data la funzione seguente determina eventualmente discontinuità ed asintoti. Ecco, la funzione è una funzione algebrica razionale fratta. Il dominio della nostra funzione vale tutti i numeri reali a cui tolgo il 4, cioè qualunque r che sia diverso da 4, perché il 4 annulla il denominatore. Ok, quindi in 4 sicuramente è discontinua. Andiamo a vedere che tipo di discontinuità è presente in 4. Lo facciamo, andiamo a calcolare il limite per x che tende a 4 di x alla seconda meno 1 fratto x meno 4. Qui abbiamo il numeratore che tende a 16 meno 1, 15, il denominatore che tende a 0, la funzione diverge. Quindi ho una discontinuità di seconda specie e quindi la retta x uguale a 4 è asintoto verticale. Ok? Ci sono altri asintoti? Beh, se uno osserva un pochino più da vicino la funzione, vede che è un rapporto tra due polinomi, il numeratore è di grado 2 e il denominatore è di grado 1. Questa funzione sicuramente non ha un asintoto orizzontale, perché se faccio tendere x a infinito, la funzione diverge. Conviene andare a cercare subito gli asintoti obliqui. Andiamo a cercare gli asintoti obliqui. Facciamo m che è il limite per x che tende a infinito di f di x fratto x, e quindi è il limite per x che tende a infinito di x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda meno 4x, che vale 1. Perché? Perché in questo caso il numeratore e il denominatore sono entrambi di un primo grado, quindi il limite è il rapporto dei coefficienti delle x di grado più alto. Ho 1 sopra, 1 sotto, 1 diviso 1 fa 1. Passiamo a calcolare Q, che è il limite per x che tende a infinito di f di x meno m volte x, quindi il limite per x che tende a infinito di x alla seconda meno 1 fratto x meno 4 meno m1, meno x, e questo mi dà limite per x che tende a infinito di, sommiamo i due termini, il denominatore comune x meno 4, qui ho x alla seconda meno 1 meno x per x meno 4. Otteniamo di nuovo x meno 4, qui ho x alla seconda meno 1 meno x alla seconda meno x per 4 fa più 4x. Le due x alla seconda vanno via, rimane al numeratore 4x, il termine di grado più alto, diviso x che fa 4. Quindi l'asintoto obliquo è la retta y uguale a x più 4. Non ci sono asintoti orizzontali. Non ho asintoti orizzontali. È superfluo, ma lo scrivo lo stesso, x che tende a infinito di x alla seconda meno 1 fratto x meno 4. È infinito perché il grado del numeratore è maggiore di quello del denominatore, quindi la funzione diverge. D'altro canto, se all'infinito approssima questa retta, non può convergere a un numero finito. Sono un po' veloce, dimmi, ditemi, la vado più piano se serve. Però insomma, sono cose che abbiamo visto mille volte. Siamo arrivati al 3, se non ricordo male. Eccolo qui. Ecco,
copio. Fatto, stesso consegna della precedente, discontinuità e la sintesi. Anche qui cerchiamo il dominio della funzione della nostra f che vale tutti i numeri reali a cui tolgo meno 1, perché è il numero che annulla il denominatore. Quindi in meno 1 ragionevolmente c'è qualche forma di discontinuità. Andiamo a vedere quale. Facciamo il limite per x che tende a meno 1 di 3x più 2 fratto x meno 1. Il numeratore tende a meno 1, il denominatore a 0, la funzione diverge. Dimmi? Sì, scusami, certo, hai ragione. Quindi ho una discontinuità di seconda specie. E inoltre la retta x uguale a meno 1 è asintota verticale. Qui in questa funzione la f proprio è un rapporto tra due polinomi, entrambi di primo grado. Quindi è più ragionevole pensare che, visto che i gradi sono uguali, questa converge se x va infinito, mentre non avrà asintoti obliqui, perché se calcolo la m e divido questa funzione per x, il denominatore aumenta di grado, quindi m sarà un numero che vale 0. Quindi vado a cercare gli asintoti obliqui e orizzontali. Facciamo il limite per x che tende a infinito di 3x più 2 fratto x più 1, ottengo 3. E quindi la retta y uguale a 3 è asintota orizzontale, mentre non ci sono asintoti obliqui. No, asintoti obliqui, perché anche qui è superfluo, ma lo facciamo lo stesso. M, che sarebbe il limite per x che tende a infinito di f di x su x, quindi di 3x più 2 fratto x alla seconda più x, vale 0. Se poi calcolo Q, ritrovo il 3, quindi diventa la retta Q, per lo stesso motivo vale 3, quindi la retta Y uguale a 0x più 3, ritrovo l'asintoto orizzontale. Questo, se volete, questo però è superfluo. Domande? C'è adesso Ah sì, questo sul tipo di discontinuità. Incollo qua sotto. Ora, qui la funzione sono indicate in azzurro. Dice: considera tre funzioni nei grafici qui sotto e indica se per ciascuno di esse il tipo di discontinuità che presenta e in quale o in quali sono presenti asintoti. Allora, nella prima la funzione manca di un punto, cioè in x con 0 converge, i limiti a destra e a sinistra sono finiti e identici, ma in x con 0 c'è un puntino bianco, quindi lì la funzione manca. Quindi questa è sicuramente di tipo eliminabile. Discontinuità eliminabile. O, se preferite, di terza specie. Mentre nel secondo grafico, a sinistra, abbiamo in questo grafico, possiamo dire che il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x vale più infinito. Quindi qui una discontinuità di seconda specie a divergenza, e ho l'asintoto x uguale a x con 0, ho un asintoto verticale. A naso si potrebbe anche dire che questa parte della funzione potrebbe tendere a 0, però il grafico non è chiarissimo qui. Quindi potrebbe esserci un asintoto y uguale a 0, però
non mi sentirei di dirlo con certezza, ok? Se ci fosse, probabilmente avrebbero messo una righetta orizzontale qua, però. Ok? Quindi non possiamo dirlo. Magari dopo va a fa così e poi si rialza, chi lo sa. Okay? Comunque quello verticale c'è senz'altro. Infine, la terza funzione non ha asintoti, anche se qui c'è la retta verticale, non c'è divergenza né a destra né a sinistra. Il limite destra e sinistra sono entrambi finiti, quindi qui ho una discontinuità a salto, cioè di prima specie, perché non ci sono divergenze. Questa retta, anche se è tratteggiata e c'è, non, scusate, non è un'asintota. Non ha questo comportamento. Ok? Chiaro per tutti? Bene. Quindi l'unica che presenta asintoti è il grafico B, dove c'è un asintoto verticale. Concludiamo con l'ultimo. Copiamo anche quella figura, eccola qui. Questo anche era abbastanza veloce perché bastava osservare la figura. Si potevano anche fare i calcoli, ma in realtà osservare la figura è più che sufficiente. Togliamola qui. Ecco. Qui dice, determina gli asintoti della funzione rappresentata nel grafico seguente. E qui abbiamo, fatemi segnare in rosso, questa retta che è l'asintoto verticale x uguale a 2 e questa retta che è l'asintoto orizzontale y uguale a 1, visto che qui c'è l'1 e qui c'è il 2. D'altro canto possiamo anche, come controprova, possiamo fare il limite per x che tende a infinito di x meno 1 fratto x meno 2 che vale 1, quindi abbiamo y uguale a 1 asintoto orizzontale. Cioè una R. E inoltre il dominio della funzione è formato da tutti i numeri reali, tolto il 2, perché il 2 è nullo al denominatore, e il limite per x che tende a 2, di x meno 1 fratto x meno 2, vale infinito. Se diverge, quindi x uguale a 2 è asintoto verticale. Quindi abbiamo due asintoti, x uguale a 1 e x uguale a 2. Pasticciato un pochetto. Fatto. Non ci sono apparentemente asintoti obliqui e se calcolo la m ho x meno 1 fratto x alla seconda meno 2x che fa 0, quindi obliqui non ce ne sono. Ci sono domande? Bene, allora mi fermo qui.